E pensare che tutto è d'inizio da qui. Povero il mio curato. Quel giorno se ne tornava bel bello dalla passeggiata verso casa dicendo tranquillamente il suo uffizio. Ma voltata la stradetta e volgendo come al solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due brutti ceffi, l'uno di rimpetto all'altro, con le braccia incrociate sul petto che aspettavano proprio lui. Ed erano quelli della peggior specie. I bravi! Già, e che i due stessero ad aspettare qualcuno era cosa troppo evidente. Ma che l'aspettato fosse lui non piacque per niente al mio padrone. E le cose come andarono? Già, come andarono? Lo presero per la tonaca e gli chiesero se aveva intenzione di maritare il giorno dopo Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Mamma mia, che paura! E il curato cosa rispose? Rispose che sono i giovani che fanno i loro pasticci, che lui non c'entra. Che poi vanno da lui come si va ad un banco a riscuotere. E lui è il servitore del comune. Beh, è giusto. Ha ragione, signor curato. Ha ragione, è giusto. E i bravi cosa hanno detto? Questo matrimonio non sa da fare. Né domani, né mai. Né domani, né mai. Ma queste le parole dette da quei bravacci? Sì. Ma un povero curato cosa c'entra con queste cose? Che a lui non gliene viene nulla in tasca. Questo matrimonio non si farà. Chi lo farà non se ne pentirà perché non ne avrà il tempo. Lo hanno minacciato. Eh sì, questa è una minaccia bella e buona. E poi l'hanno salutato dicendo: signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la saluta caramente. Don Rodrigo. Ecco da dove arriva la minaccia. Don Rodrigo. C'è sempre un prepotente di mezzo. E il povero Don Abbondio cosa rispose? Disposto. Disposto sempre all'obbedienza. Disposto. Disposto sempre all'obbedienza.